La cooperativa Terre delle Balestrate, una cooperativa di comunità, oggi presenta un altro evento, un secondo di un ciclo di incontri che hanno l'obiettivo di parlare dei temi fondamentali per rilanciare questo territorio. Noi siamo circa 40 soci, tutti del territorio, persone giuridiche, quindi associazioni, aziende, ma anche cittadini, professionisti, e abbiamo una visione. Noi crediamo che questo territorio sia più del mare, più delle risorse naturali che sono già bellissime, ma che abbia una storia millenaria, che abbia una ricchezza, dei valori che vanno coltivati, recuperati, e va creata una narrazione per cercare di rilanciare questo territorio, rilanciare l'economia sulla base di progetti culturali che possano dare luce a questo piccolo paese da una storia, ripeto, millenaria. Questo è il paese in cui i mercanti inglesi, le grandi compagnie del vino, mettevano i loro stabilimenti proprio perché amavano e credevano che i terreni erano molto fertili, i prodotti erano molto buoni. Questa è la terra in cui il re, da Federico II, Ferdinando I, si innamoravano di queste terre perché le ritenevano buone, perché qui si mangiava e si beveva bene. Questo è un territorio che ha tantissime potenzialità, ma purtroppo anche tante criticità, su cui questa cooperativa di comunità vuole intervenire per cercare, in sinergia con le istituzioni, col tessuto produttivo, di creare le condizioni per una crescita vera, basata sul lavoro vero, su dello sviluppo. È la prima operazione che stiamo facendo, un'operazione di immagine. Stiamo dimostrando che Balestrate è un paese vocato all'eccellenza, e questo lo stiamo raccontando attraverso nomi eccellenti, di persone, di figure che hanno fatto la storia anche d'Italia. Quindi l'altra volta abbiamo avuto Gianni Silvestrini e l'ingegnere Maria Laura Spagnolo, due figure esperte di energie rinnovabili. Adesso abbiamo Luca Orlando e Monio Varia, quindi altre due figure nel campo artistico e politico. E proseguiremo giorno 30 con un incontro in cui parleremo della storia di Woodhouse, quindi l'inventore del Marsala, e apriremo eccezionalmente il Baglio Woodhouse per delle visite private a un numero ristretto di persone. Insomma, stiamo costruendo una nuova narrazione di Balestrate. E riprendendo il titolo di questo incontro di oggi, l'obiettivo è cominciare a rigenerare questa comunità. Verrebbe da dire: il mondo è cambiato. Abbiamo una serie di processi di cambiamento di straordinario interesse, ma anche di straordinaria pericolosità. Mi riferisco alla situazione del nostro paese. Noi siamo un paese democratico repubblicano con la sua Costituzione, e nel dopoguerra c'era un bellissimo quadro. Era la Prima Repubblica. Quel quadro è stato lacerato in mille pezzi, è diventato un mosaico, in qualche modo un mosaico disordinato, ma la cornice è rimasta sempre quella della nostra Costituzione repubblicana e democratica. Credo che oggi dobbiamo porci il problema di cosa ci aspetta nel futuro, come facciamo a ricomporre i pezzi di quello che è un quadro, che è diventato un mosaico fatto di tante pezze, di forma, di colore diversa, perché recuperi un'armonia. Questa dimensione, che può sembrare una dimensione astratta e lontana, è la dimensione delle città. Anche le città oggi sono davanti ad un fenomeno che cambia radicalmente il modo di essere. È saltata quella differenza tradizionale che esisteva all'interno delle città, la differenza fra il centro e la periferia e il centro, perché sempre più si avverte il bisogno di vivere una dimensione di comunità e non di corpi separati. Allora la rigenerazione urbana che cos'è se non quello di costruire comunità? E in questa operazione abbiamo una nuova scommessa, un'altra nuova opportunità, che sono i migranti. Il cambiamento è sempre all'interno di ognuno di noi, il cambiamento è sempre all'interno di ogni persona, è sempre all'interno di ogni comunità, è sempre all'interno di ogni città, ma lo stimolo a cambiare viene sempre da fuori. Allora, chi viene da fuori ci spinge a cambiare. L'abbiamo verificato con i turisti. Noi siamo diventati, parlo della Sicilia, parlo di Balestrate, parlo di Palermo, noi siamo diventati una realtà turistica. Ebbene, di fronte a questa sollecitazione di chi viene da fuori, dal turista che viene da fuori, abbiamo avuto un profondo cambiamento. Il tassista di oggi non è quello di 20 anni fa, il barista di oggi non è quello di 20 anni fa, il ristoratore di oggi non è quello di 20 anni fa. Ci siamo adeguati alle sollecitazioni che venivano da parte dei turisti. Perché non proviamo a pensare che sia un fatto anch'esso positivo quello di raccogliere le sollecitazioni che vengono dai cosiddetti migranti? Vi racconto un piccolo episodio per dire come cambia la vita di tutti quando diventiamo interculturali. Entro in un ristorante a Palermo, lavorano in questo ristorante 10 persone.
tutte le sirene. Io domando al proprietario del locale, ma senti, ma nessuno di questi 10 è nato in Italia? Risponde, che me ne faccio io, tornando a Palermo, quando il più scarso di questi 10 parla 3 lingue? Vogliamo renderci conto che per fare il lavapiatti o per fare lo chef, il sommelier, il cameriere, occorre oggi una realtà interculturale, parlare 3 lingue? Ma può sembrare quello che io dico un'esagerazione, non è così. E vedo ogni giorno. Ecco la ragione per la quale dobbiamo cogliere la presenza di chi viene da fuori, non soltanto come un disparato, che non deve essere, come non è giusto che sia, maltrattato, ma come una risorsa positiva che aiuta a diventare migliori. Ma io credo intanto che uno dei grandi valori che noi dobbiamo ritrovare è il valore di bene comune. Perché la parcellizzazione e l'individualismo diciamo impoveriscono i luoghi. Invece sapere che noi apparteniamo a una comunità piccola, se ci troviamo in un luogo, ma poi che si allargano da quel luogo, noi guardiamo il mondo, guardiamo la nostra, il nostro paese e poi il mondo. Quindi il bene comune è fondamentale, per cui una comunità non può essere fatta solo di case dove ognuno si chiude e guarda la televisione e è finito. Una comunità deve pulsare di attività di natura culturale, e culturale io intendo un vasto orizzonte, non solo la cultura stricto senso, ma anche la cultura del territorio, averne cura, sapere che la bellezza del territorio è qualcosa di cui poi godiamo tutti, la cura del territorio perché si evitino catastrofi o devastazioni. Quanto all'emigrazione, il principio che istituisce le civiltà è l'accoglienza dello straniero. Tutte le civiltà. Prima di tutto perché noi esseri umani non siamo stati fatti con le radici, ma con i piedi. Il nostro destino, questo lo dice un mio amico greco molto sapiente, Vangelis Mercuris, noi siamo fatti per camminare, per indagare, per cercare. Allora l'immigrazione non va presa come un fenomeno patologico, l'immigrazione è un fenomeno naturale che può essere determinato anche da situazioni difficili o dolorose. Noi abbiamo 1.800.000 giovani che sono fuori dall'Italia perché in Italia non trovano lavoro per i propri studi, perché questo è un paese, purtroppo è doloroso dirlo, che ha dei vizi, nepotismo, familismo, amici degli amici. E allora uno cosa fa in quel caso? Va a cercare. Perché ci stupiamo noi italiani che abbiamo una storia di emigrazione di un secolo? In un secolo gli italiani sono emigrati, metà del paese è emigrato, dai tempi diciamo grosso modo di Cavour un po' dopo, fino al 1970. 30 milioni di italiani hanno cambiato la loro vita. Immaginiamoci che gli argentini ci dicono che andiamo tutti indietro. Ma che razza di discorsi sono questi? Bisogna smetterla con sta cosa di guardare gli emigrati. Certo, se ci sono problemi si considerano con calma e si cercano di risolvere. Noi abbiamo un grande problema. La popolazione invecchia. Perché? Perché ci sono le medicine, la chirurgia avanzata. Allora, la popolazione invecchiata costituisce un problema. Il vecchio si ammala più facilmente, deve essere accudito. Cosa facciamo? Dopo gli 80 li ammazziamo tutti? No, noi diciamo abbiamo la popolazione, per cui dobbiamo costruire strutture, una cultura dell'accoglienza, una cultura dell'assistenza. Così dobbiamo fare con gli emigrati. Finché non lo capiremo avremo solo guai.